Guangzhou come Budapest e Barcellona. Italia fuori ai quarti, sempre con sconfitte di misura. Al mondiale ungherese 2 anni fa, 9-8 dalla Russia, 12 mesi dopo, nell'europeo catalano, l'Ungheria vince 10-9, qui in Corea 7-6. La nazionale magiara è diventata un tabù per le azzurre, soprattutto nelle grandi manifestazioni. In questo quarto di finale l'Italia paga un primo tempo sottotono, un impatto con il match titubante, 4-2 per gli ungheresi. Credo che loro siano state molto più brave di noi e credo soprattutto che abbiamo pagato un brutto approccio, perché non mi pare che siamo entrate con la grinta con cui siamo entrate nelle altre partite. Abbiamo subito il loro gioco, non abbiamo imposto il nostro, gli siamo corse comunque dietro, gol a gol, però gli sei corso dietro e tutto. Credo che sia mancato qualcosa a noi. Poi esce il vero sette rosa, che negli altri tre tempi colleziona un 4-3 a proprio favore, ma non basta. Non basta la difesa eccellente che lascia alle magiare appena una rete per tempo, delle quali le ultime due, una su rigore e una in superiorità. Ungheresi brave soprattutto a tenere a bada le migliori azzurre al tiro. Ho rabbia perché continuiamo a lavorare e ci manca sempre qualcosa, non è possibile, perché comunque abbiamo dimostrato che le qualità ce le abbiamo, quindi non capisco perché arriviamo in questo momento e poi ci manca questa cosa. È la fame, quanto ti brucia, che ti porta poi nel momento di un prossimo, un futuro quarto, ricordarti questa sensazione, perché ricordati quando vinci è facile, no? È quando perdi che poi devi farne tesoro e diventare più forte.